ragazzi, e benvenuti in un altro nuovo video. Allora, oggi vi voglio mostrare con il mio bel Mavic Air un supporto che ho preso da AliExpress intorno ai 10 euro, un costo molto basso, quindi sinceramente ho voluto testarlo, prenderlo e provarlo. Allora, devo dire che i materiali sono ottimi, molto molto robusti. Ne avevo preso un altro su, mi pare, su Amazon. Faceva schifo. Appena l'ho usato, ho provato a allargarlo e mi si è rotto in mano. Invece devo dire che questo è molto molto robusto. Faccio vedere com'è fatto. Ha una parte che si svita e si leva. Si mette e si ruota e rimane molto fermo. Questo qui poi si prende il radiocomando, le antenne le mettiamo già direzionati verso l'alto. Ed ecco qua, montato. Eccolo qui, già montato. Allora, io l'ho preso fondamentalmente per metterci il mio iPad Pro 10.5 pollici. Allora, diciamo che ad andare va bene, vedete? Pure se lo spostiamo un pochettino è normale, un po' di gioco lo fa, ma leggero leggero. Vediamo come va. Allora, eccoci qua. E vedete come comunque sia rimane stabile ed è molto molto più grande del telefonino. Vi devo dire, ragazzi, è veramente figo, è veramente bello avere un display così grande. È vero, pesa, però eventualmente possiamo aiutarci con una tracolla da mettere qui, da mettere dentro a questo buchino per fare meno fatica possibile. E vediamo un po' come va. Vi faccio vedere quanto è bello, ragazzi, come è bello vedere con un display molto più grande. E devo dire che il peso è accettabile. E niente, ragazzi, come avete visto è veramente ben fatto. Non c'è il rischio che cada il tablet, è molto solido. Poi comprerò un cavo leggermente più corto per avere il tutto ben sistemato, però devo dire che veramente veramente sono molto contento. Posso metterci il tablet come posso metterci uno smartphone, e oltretutto senza levare la custodia, perché ogni volta io per metterlo qui dovevo levare la custodia, perché sennò il telefonino non entrava. Niente, ragazzi, per questo è tutto. Lascerò sotto in descrizione il link per acquistarlo. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao.